Ciao ragazzi, questo è un video per tutti i genitori che hanno bambini piccoli e che prima o poi, scommetto, soffriranno di mal di schiena. Sì, perché uno dei motivi principali del mal di schiena sono la mancanza di sonno, l'ansia e lo stress. E quindi è scontato che prima o poi avrete mal di schiena. Però, conoscendo alcuni aspetti di come mai il mal di schiena può venire, potrete prevenirlo e godervi di più i vostri bambini. Il primo consiglio che vi do è quando giocate con loro e siete sul vostro divano. Uno degli errori più comuni è proprio questo, no? Il bambino gioca qua sul tavolo e voi state seduti così. Solamente la posizione vi fa venire subito mal di collo e mal di schiena. L'ideale qual è? Prendete il vostro bel cuscino, lo mettete giù e vi sedete sopra. Automaticamente vedete che la mia schiena rimane dritta. Potete abituarvi a star seduti sui talloni. E una cosa molto utile per tutte le mamme è da qui stringere bene le chiappette e fare un po' di esercizio per i glutei e rimanere in questa posizione giocando con loro. La schiena rimane bella stabile e i problemi alla schiena passano. Un'altra ottima cosa è giocare con loro appunto a quattro zampe. Molti genitori finiscono però per avere la schiena tutta così piegata e questo sicuramente poi non favorisce una buona posizione. Ricordatevi sempre di tenere il sedere un pochino in fuori, la schiena ben arcata, così la schiena sarà stabile e vostro figlio si godrà una bella cavalcata. Lo stesso consiglio è da portare in bagno quando fate la vasca. È uno dei momenti che ho sofferto di più, perché stare piegati per sollevarli o prenderli o sciacquarli finisce sempre con un mal di schiena e un po' di dolore al collo. Sempre portatevi dietro un cuscino, lo appoggiate per terra, vi mettete a bordo vasca e state da Dio. Potete starci mezz'ora, due ore in questa posizione, la schiena è ben rilassata, il collo è ben in asse e i problemi sono risolti.